dice: babbo, dice, ho avuto paura oggi, dice, però sono stata velocissima. Dice: mi ha strisciato la staffa del rullo, e dice, però ho fatto dei passi indietro. E dice mio marito: oddio Luana, dice, certo che sto attenta. E dice: non siamo mica 50-60 anni fa, ci sono le fotocellule, se ti avrebbero agganciata per davvero, la macchina si sarebbe fermata. White noise, what an awful sound. Fumbling by rogue river. Aveva un contratto d'apprendista da 2 anni. Quel giorno lei stava da sola davanti alla macchina. Lei aveva come figura questo capo reparto. E dice: mamma, Daniel mi lascia sempre da sola, un po' fa mica così, eh? Io glielo dico. Dice: voi, ma vi rendete conto? Dice: io sono un apprendista, se viene un controllo cosa vi fanno? Sempre, per 2 anni l'ha detto sempre. Mia figlia quella mattina si era alzata alle 5, faceva il turno delle 6, doveva far festa alle 2. Eravamo usciti dal lockdown da poco, o comunque sia c'era sempre il coprifuoco. Fu un periodo che si stavano riniziando, ecco, diciamo in questo modo così. Ci ritroviamo davanti a queste macchine che devono produrre di più perché sono state ferme per tanto tempo. Era molto arrabbiata perché comunque sia si è ritrovata anche da sola a fare il lavoro anche per 2. A mandare anche 3 o 4 ordini tutti insieme da sola. Quelle interruzioni dettate dalle fotocellule che facevano scattare i cancelletti di sicurezza dovevano interrompere in qualche maniera la produzione. Dovevano, se ci fossero state. Questo stop è stato dato circa dopo 7 secondi. E dicono che mia figlia ha fatto 4 giri completi nel rullo. Continuano a dire infortunio sul lavoro, no? L'infortunio è che quando l'operaio va in ospedale poi torna a casa e rientra a lavorare. Mia figlia no.